Ciao, Buongiorno, buon d'Autostrada. Grazie aprile a tutti. di aver accettato l'invito di Casa Cervi, anche se non è la Casa Cervi che forse ha in mente, che abbiamo in mente anche noi, nel cuore soprattutto, ma è comunque un 25 aprile eccezionale quello che stiamo cercando di tenere insieme. E il suo contributo e le sue parole contribuiranno a farne tale. E noi l'abbiamo contattata proprio per sapere come sta vivendo questo strano 25 aprile, questo strano evo, questo strano tempo che ci è toccato vivere da cittadino, da militante, da antifascista e ovviamente da medico. Lo sto vivendo in un modo strano, come credo tutti. È strano non essere in piazza, è strano non vedersi intorno tante facce conosciute, tante bandiere rosse, tante brave persone. Quello che mi fa male di questo 25 aprile è vedere che ci sono ancora molti che cercano di negarlo, di strumentalizzarlo. Il 25 aprile non è la festa delle vittime del coronavirus, a parte il fatto che non c'è niente da far festa per delle vittime di una malattia, ma è una festa partigiana. Io non credo sia la festa di tutti gli italiani, è la festa di chi ha deciso di lottare anche fino a sacrificarsi per sconfiggere la barbarie nazifascista. E per me è sempre stata anche la speranza che la liberazione fosse anche la liberazione dalla guerra, fosse anche il mettere la parola fine a questa cosa odiosa, a questa cosa disumana, a questa pratica che contraddistingue la nostra specie, purtroppo, nella quale non riusciamo a liberarci. Ecco, io ho sempre pensato questo, che il 25 aprile fosse un messaggio di speranza per fare un passo avanti e diventare veramente un'umanità, una società basata sui valori comuni, che sono quelli della giustizia tra di noi, della solidarietà tra di noi, dell'ascolto e del non rifiuto verso l'altro. Beh, noi stiamo raccogliendo tante testimonianze oggi dalle istituzioni, dai cittadini. Poco fa ci ha lasciato un pensiero molto forte, molto intenso, Don Luigi Ciotti, sulla necessità di non semplicemente adattarsi a questa situazione, ma di avere il coraggio del cambiamento. Non so quando noi potremo ricominciare, ma volevamo dare questa impressione da Casa Cervi, pur vuota, ma comunque piena di buone intenzioni, diciamo così, e di buoni valori, esattamente questo, cioè essere pronti, per quando sarà, speriamo prestissimo, a fare il primo passo nella direzione giusta. Non so se questo 25 aprile può aiutarci a indicarci il passo, forse anche a darci il senso della storia, il senso delle parole. È stato usato spesso il termine guerra per questa circostanza, e forse guerra non è, forse è qualcosa che non avevamo ancora conosciuto e quindi ha parole nuove. Lei ha conosciuto tante guerre, guerre vere, ha conosciuto tante emergenze, emergenze vere. Questa è una cosa al di fuori di questi canoni, forse, che ci ha completamente spiazzato anche nella capacità di descriverla e probabilmente spiazzerà noi nella capacità di farne memoria. Cosa ne pensa? Ma penso che sia fuorviante usare la parola guerra in questa circostanza. Siamo di fronte a una pandemia e siamo di fronte a una pandemia che, come tante altre epidemie o malattie, falcia centinaia di migliaia di vite. Stiamo pagando non solo per la violenza della natura, se così possiamo dire, ma anche per la stupidità nostra. Noi stiamo pagando tanto perché si è permesso in tanti paesi, tra i quali l'Italia ovviamente è tra quelli in prima fila, perché si è permesso di trasformare la medicina in qualcosa di privato, quindi in una merce disponibile che ha i soldi per pagarsela sostanzialmente, massacrando invece la sanità pubblica che
è quella che dovrebbe essere in grado, ed è in grado, e lo è stato in questo momento, di rispondere a questa pandemia. Certo, se avessimo investito in sanità pubblica negli anni o nei decenni passati, se non avessimo chiuso ospedali, bloccato assunzione dei medici, retribuiti gli infermieri con salari da fame, se non avessimo fatto convenzioni con tutte le strutture private possibili e immaginabili, la risposta sarebbe stata più efficace e avremmo molti, molti meno morti da piangere. E quindi possiamo avere speranza oggi che tutta questa amarissima lezione possa seminare un nuovo... Ma io vedo una società che reagisce, una società positiva, vedo invece sempre più conservatore il mondo di chi prende le decisioni, di chi determina le politiche, non sento voci di rinnovamento dal mondo della politica, purtroppo, questo mi spiace molto, perché confligge con la grande ondata di solidarietà che stiamo verificando invece tra le persone comuni del nostro Paese. La possibilità di cambiamento ci sarebbe, ci vorrebbe la volontà di farlo o ci vorrebbe la possibilità di chiedere che venga fatto, ma con una qualche possibilità, non solo speranza, di essere ascoltati. Noi proviamo a prendere oggi in una giornata non comune, in un luogo non comune, questo impegno di presidiare questa necessità di cambiamento e prendiamo anche un impegno di, appena sarà possibile, di averla qui a Casa Cervi per un viaggio dentro questa storia e per un abbraccio vero. Certamente, certamente, sarà un piacere come sempre. Buon 25 aprile e auguri a tutti. Grazie, buon 25 aprile a tutti, ora sempre resistenza.